6 milioni di euro per incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e 3 milioni destinati all'acquisto di dispositivi digitali, all'adozione di strumentazione informatica e alla formazione specializzante per lo smart working. In totale quindi 9 milioni di euro attinti dal Fondo Sociale Europeo per fronteggiare l'urto dell'ondata autunnale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. E l'ultimo riparto approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al lavoro Alessia Rosolen, alla luce degli sviluppi recenti e in considerazione delle effettive esigenze del sistema sociale e economico. La prima misura, finalizzata a nuove assunzioni di disoccupati con contratti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, assiste a un intervento molto rilevante che porta quasi a raddoppiare il budget previsto originariamente in primavera. Allentati anche i vincoli imposti in precedenza alle imprese che potevano usufruire dei fondi solo per assunzioni a tempo indeterminato, considerato il momento storico che richiede la massima flessibilità, ora è possibile anche per contratti a termine. L'altro intervento è costituito dall'erogazione di un contributo a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi per l'adozione e l'attuazione di piani aziendali di smart working, ha chiarito l'assessore. L'obiettivo è favorire l'alleggerimento dei vincoli connessi alla localizzazione della prestazione lavorativa, lasciando al lavoratore la libertà di scelta, garantendo contestualmente la produttività, il benessere e la tutela della salute ai tempi del coronavirus.